Siamo ora all'area del chiamo sistema di libri digitali 13:49. Vediamo un po'. Di nuovo non mi ricordo. Per oggi in libreria giunto al punto sarà possibile su carte stelle e acquistare e rito e immaginare sul web si vede che la Sony e la Samsung sono erro i libri a colore flessibile. Scusi, mi stavo dicendo che l'informat sarebbe praticamente digitale. Sì, cioè praticamente hanno lettore digitale, ma voi fate una casa editrice che fa libri digitali, certo, certo, sì. E su che argomento? Su quel giornalistici. Ma di carica sociale mi pare, mi ha detto sulle carceri. Non so, anche reportage. Ho capito, per vedere il catalogo dei vostri lavori può andare sul sito. Ho capito, va bene. Invece quello lì sono per libri digitali. Sì, questi sono i libri. Non avete a che fare con loro, è un'altra cosa. No, siamo tutti insieme con tutti i lettori digitali, prendiamo lo stand e ci occupiamo di argomenti diversi. Ho capito. Questo è un lettore. I pannelli ovviamente nascono per la televisione, adesso magari per la K. Invece ci vorrebbero con 9 viste 9 volte il numero di pixel rispetto alla televisione per avere la definizione. Ecco, il concetto è anche questo, che mi pare che il problema della visione in 3D sia anche dovuto al fatto che manda fuori un numero molto elevato di bit e non ce la fa il canale attuale a gestire più di tanto, ma però adesso ci sono dei programmi che vengono dati anche gratuitamente in rete, mi pare che si chiama DivX o DivX, non so, con cui per esempio io riduco i bit relativi all'immagine della mia videocamera. No, dico, magari con dei programmi che riducono di molto i bit trasmessi con dei logaritmi matematici. Stiamo un po' confondendo le cose, no, dico, sul pianto piano, cioè a livello di DivX e poi una DCT sostanzialmente, no? E dall'85 che lavoriamo con la DCT, prima con MP2 e poi con MP4 avanti questo passo. Quello, il problema è relativo, qui ci sono due canali in effetti, per ogni canale ci sono due canali. Adesso come adesso quello che si usa, che abbiamo usato anche noi in certe sperimentazioni, che usano anche altri broadcaster, anche Skype, è di utilizzare un side by side che non è il massimo. La saluto allora, arrivederci. Salve, tante cose, per sue cose. Dopo le 7
Ah no? Sì.